questa è la mia ennesima puntata di shopping compulsivo. Oggi siamo andati a fare un acquisto molto semplice. Un portafoglio, ho comprato un portafoglio compatibile con AirTag, sono in tasca. Non ho voluto prendere quelli lì blasonati, iClip e quant'altro, anche perché non volevo spendere un casino di soldi. Devo dire che comunque la scatolina e la confezione, ho speso 20 euro, infatti poi vi metto il link in descrizione. Carina anche questa specie di carta velina che va a proteggere il portafoglio. Portafoglio rosso, anche perché il rosso mi piace. Vedete com'è fatto? Carino. Qui si va ad aprire eventualmente per mettere delle banconote. Qui ha una zip carinissima per mettere delle monetine o per mettere il signorino, l'AirTag. Andiamo subito a inserire l'AirTag. Ok, l'ho inserito, qui c'è una mini sacchettina all'interno del sacchetto e si va a chiudere. Dopodiché qui abbiamo la possibilità di andare a inserire delle carte. Ho preso bancomat, patente e carta d'identità. Vediamo un po' come, non so se devo mettere così. Ok, le ho inserite qui così all'interno. Vediamo come escono fuori. Ah, tutte e tre insieme. Ah, escono insieme però con un ordine specifico. Vedete? Si va a prendere il pulsantino. Tutte le mie informazioni le prendo mai tutti quanti. Escono con un ordine pulito, ordinato, in modo tale che si riesce a tirare solo cosa serve. La parte di alluminio, questa qui. Qui possiamo mettere eventualmente anche dei documenti, banconote. Qui possiamo mettere altre carte. Penso che qui c'entrano 5 o 6, ma poi lo vado ad appurare. Ho pagato 20 euro, compatibile AirTag, bellino, carino, non male, like. Non è un iClip da 45-50 euro, ho pagato qualcosina in meno anche per il Black Friday, vi metto il link sotto in descrizione. Like se vi è piaciuto il video e ci vediamo per il prossimo.